Della rappresentativa, oggi una partita strana con Napoli, nel senso sembrava la più facile, avete iniziato piano e poi nel secondo tempo avete cambiato completamente il ritmo, come mai? Secondo me è sbagliato l'atteggiamento, forse il fatto che eravamo già qualificati, siamo entrati in campo un po' così senza moltissime motivazioni, che è sbagliato, però invece il secondo tempo siamo entrati in campo volendo rimediare la partita e ci abbiamo messo più grinta, più di tutto, cioè più voglia. Il primo tempo siamo un po' svogliati, meno attenti rispetto alle altre partite. Secondo te, ora che hai fatto tre partite con la rappresentativa, secondo te è un punto di forza di questa squadra? Secondo me l'attacco è il nostro punto di forza, cioè dove secondo me possiamo, cioè il nostro punto di forza è l'attacco. Abbiamo tre giocatori davanti che sono, cioè quasi tutti sono molto forti, comunque quei tre che hanno giocato titolare le ultime partite sono secondo me molto importanti. Tu hai giocato tutte e tre le partite, sì. Hai un'esperienza con giochi colchieri in Serie D, sei cresciuto nel vivaio della Juve. Insomma, poi che te forse avrai capito se c'è una differenza, spiegacelo, fra un giocatore, un giovane che gioca in Serie D e uno che invece se gioca nella primavera dei professionisti, c'è una differenza? Sì, cioè, tecnicamente secondo me i giocatori che giocano in primavera forse sono un po' più validi, comunque un po' più validi di quelli di Serie D, invece noi di Serie D l'atteggiamento, comunque siamo abituati a giocare con gli adulti e anche fisicamente forse siamo più duri, più tosti. La differenza secondo me sostanziale è quella, loro comunque anche il Napoli oggi faceva girare il palla bene, giocavano bene a calcio, noi invece la mettiamo più sull'organizzazione, su come mettersi in campo, aggressivi, la differenza secondo me sostanziale è quella.